Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo, una puntata che ovviamente vive dell'emozione della strage di Manchester. Ieri è stata la giornata dei dettagli di questa tremenda esplosione di lunedì notte con le vittime, purtroppo persino bambini, al concerto di Ariana Grande, appunto in quel di Manchester, una vicenda che ci strappa il cuore evidentemente e che provoca in ciascuno di noi un enorme dolore. Quello che possiamo dire è che molto verrà detto oggi durante questa diretta, è che non, paradossalmente, non dobbiamo avere paura del terrorismo quanto delle curve demografiche che generano quel tipo di situazione. Mi accorgo che non sono partite le notifiche, vediamo se azzerando la diretta e ripartendo la notifica arriva. Scusate, ma forse sta arrivando qualcosa, vediamo un po'. È arrivata Barbara Putignani, Manuela Miraglia, confermatemi che non avete ricevuto le notifiche, esatto, questo mi sembrava. Quindi oggi dovremmo fare un supplemento di lavoro di, come dire, di condivisione di questa diretta per farla arrivare a più persone, visto che oggi Facebook non ci ha dato il servizio di notifica dell'avvio della diretta. Comunque fatemi salutare i primi che, nonostante l'assenza di notifica, sono arrivati in connessione anche oggi: Nicoletta Mantovanelli, Alessandra Mondelli, Paolo Ruotolo e Ester Corona. Dunque, lo ripeto, oggi non c'è stata data la notifica da parte di Facebook dell'avvio della diretta, quindi chiedo a tutti di fare un condividi sulla propria pagina per far comprendere a più persone possibili che la diretta è cominciata. Saluto Francesco Ferraro, Salvatore Di Marino, Giacomo Monterotti, e vi chiedo dunque davvero la il mi piace e soprattutto il condividi sulla vostra pagina per avviare la percezione della diretta di oggi. Saluto Maria Laura Bianchi, Roberta Palmigiani, Adriano Petracchiola 2, che evidentemente ha vari profili fake con cui andare a irridere, diciamo, le varie nostre posizioni. Saluto Maria Verita Boddi, capolista al Comune di Padova del Popolo della Famiglia. Saluto Silvestro Vultaggio. Ester Corona ricorda che oggi è Maria Ausiliatrice, ci aiuti a vivere nella verità. Saluto il diacono Marco Luigi Pucci, Mary Rossi, altra colonna del PDF di Padova. Saluto Mario Cambuli. Allora vi chiedo la condivisione della diretta sul vostro profilo, perché, come ho detto, oggi Facebook non ci ha aiutato con la notifica della diretta stessa. C'è Andrea Battimiello che dice: sono un giovane ma ti seguo già da un bel po'. Saluto Anna Cavallo, il diacono Marco Luigi Pucci il 31 maggio riunisce il circolo PDF di Tobbiana. Saluto Giuseppe Pecoraro. Siamo stati condivisi anche sulla pagina della Gospa News. Saluto Anna Esaurita Eccelli. È arrivato anche Nicola Di Matteo, appena reduce da una piccola operazione chirurgica. Forza Nicola, il nostro coordinatore nazionale tra i fondatori con me Gianfranco Amato del Popolo della Famiglia, oggi è in ospedale, si sta rimettendo da questo piccolo intervento chirurgico.
Saluto anche Nicolò Marino, Bernarda Raucci e vi ringrazio tutti, nonostante l'assenza di notifiche, siete in molti ora in diretta. Grazie. Nonostante appunto che non ci sia stato il servizio da parte di Facebook per notificare la nostra diretta. Vi chiedo allora, però, per farlo sapere a più gente possibile, un mi piace e un condividi sulla vostra pagina in maniera che sia noto che siamo in diretta. Intanto noi cominciamo salutando anche Irene Stagliano con la lettura del Vangelo del giorno che vi chiedo a ciascuno di voi di condividere appunto sulla vostra pagina affinché sia ascoltabile da più persone possibile. Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni siamo al capitolo 16. I versetti sono quelli che vanno dal 12 al 15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. È parola del Signore, e questa è davvero la nostra fede. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. La verità tutta intera, questa è davvero l'approdo della nostra fede. Noi siamo testimoni di verità, della verità tutta intera. E allora anche per questo oggi non possiamo tacere e dobbiamo parlare con nettezza. Sono arrivati moltissimi amici, c'è Mirko De Carli, candidato sindaco a Riolo del Popolo della Famiglia, c'è Mauro Turrini, il suo capolista, è arrivato Massimiliano Esposito, che noi sosteniamo al comune di Goito, dove tra l'altro oggi alle 15:30 vado a fare una conferenza stampa. Oggi sono a Roma in questo momento, ma alle 15:30 sarò a Goito e alle 21 sarò a Crema per un'iniziativa con Luca Grossi, candidato sindaco di Crema. Mary Rossi ha bisogno di chiedermi una cosa in privato e mi può mandare benissimo un messaggio privato. Saluto anche Corrado Salonia, candidato del Popolo della Famiglia ad Avola, in provincia di Ragusa, quindi nel profondo sud. Maria Pia di Girolamo Sellamentana, nessuna notifica, esattamente, nessuna notifica. Però allora, proprio perché non c'è nessuna notifica, vi chiedo davvero la condivisione da parte di ciascuno di voi che è in ascolto sulla propria pagina Facebook per far sì che, diciamo, sia ovviata questa mancanza da parte di Facebook e tutte le persone possano seguire la puntata di Stampa e Vangelo, una puntata di oggi che ovviamente è centrata sulla strage di Manchester. Rispetto alla strage di Manchester, come sapete, noi abbiamo dato una lettura che oggi trovate su il quotidiano La Croce come editoriale a mia firma. Intanto saluto Alberto De Marchi. Credo che riuscirò a passare anche da Verona, scusate, per sostenere il candidato sindaco Filippo Grigolini. Saluto Ninnarello, saluto Piero Fanara. Allora, la nostra lettura del caso di Manchester è una lettura che ha a che fare con una dimensione demografica del problema. Lo andiamo dicendo da tempo. Un Occidente che ha scelto la via della denatalità, che è arrivata a 1,3 figli per donna di nascita, che ha moltiplicato le politiche abortive, non solo più con la politica dell'aborto chirurgico, ma con la politica della banalizzazione dell'aborto attraverso la pillola del giorno dopo, la pillola dei 5 giorni dopo, la RU486, la deospedalizzazione dell'aborto stesso, causando più di 1 milione di bambini uccisi ogni anno. Con lo sterminio di precise categorie di bambini, quelli disabili, che non vengono più alla luce perché le nuove tecniche prenatali costruiscono le condizioni di uno sterminio eugenetico di stampo nazista, con l'esaltazione delle cosiddette famiglie
gay che sono infeconde per natura e l'umiliazione continua con assenza di sostegno e politiche di frantumazione della famiglia naturale, con aggiunta della strage costruita da noi stessi attraverso le leggi sull'eutanasia, vi rendete conto, dal punto di vista demografico, noi facciamo di tutto per essere pochi. Il dittatore turco Erdogan, quando doveva spiegare ai turchi come dare battaglia sul territorio europeo, perché i turchi sono disseminati in tutta Europa, gli ha detto chiaramente: fate 5 figli ciascuno. Risolta la questione. Il terrorismo è uno strumento banale rispetto alla bomba demografica che c'è oggi in atto in Europa. Come sapete, l'attentatore proviene da un quartiere di Manchester che è totalmente islamizzato. Sapete che ci sono centinaia di migliaia di islamici a Manchester. Sapete che la scuola cristiana, pensate un po', la scuola cristiana tenuta dalla Church of England, cioè dalla Chiesa anglicana, a Oldham, che è a pochi chilometri da Manchester, quindi la scuola cristiana della zona, non ha neanche un allievo che si proclami cristiano, neanche un allievo. Uno studio fatto sulle 30 più importanti scuole tenute dalla Church of England dimostra che la maggioranza degli studenti, persino nelle scuole tenute dalla cristiana Church of England, sono di origini islamiche. Questo ovviamente è spiegato dalle curve demografiche. È inevitabile, se il 7% dei stranieri residenti fa il 25% dei figli e se i flussi migratori sono diventati quel business secondo cui il barcone parte dalla Libia e c'è la telefonata alla ONG che ti raccoglie ovviamente a pagamento e ti porta sulle coste siciliane, portando a 250.000 gli sbarchi quest'anno, è chiaro come il sole che la battaglia non si può vincere. È la demografia che farà il resto, non il terrorismo, non la bomba di Manchester. La demografia e la cancellazione dei nostri valori. Il ragazzo di Manchester muore con una bomba chiodata, disposto a uccidere e a morire lui stesso per la sua fede e perché la radice è di quella natura: nessuno muore o si immola peraltro se non per una ragione ovviamente di fede. Non può esserci vantaggio economico, non può esserci nulla, stai morendo, quindi è ovvio che la ragione è solo di fede. Ricordando che la presenza islamica nelle nostre città è fatta per la stragrande maggioranza di musulmani praticanti. Non è come da noi che i cattolici sono cattolici per finta, sono cattolici battezzati, ma poi le chiese sono vuote. Questi sono praticanti, vanno in moschea. Anche quelli non radicali, sia chiaro, anche quelli non radicali. Dunque, il tema è uno: da una parte c'è una massa in crescita prorompente, in crescita in termini di giovani, perché fanno molti figli, in crescita in termini di coesione valoriale, perché la religione è un collante che li tiene insieme in una condizione di disagio evidente, non stando più nelle loro patrie, è la religione che li tiene insieme. Da noi si favorisce la dissoluzione dei valori fondanti della nostra civiltà, a partire da quelli religiosi, che sono irrisi, umiliati, e poi in aggiunta c'è anche la cancellazione proprio fisica attraverso politiche demografiche che hanno ormai questo tipo di andamento. In Italia 2015 660.000 italiani morti, 350.000 italiani nati, perdita secca 300.000 persone. 2016, si pensava di aver toccato il fondo nel 2015, 14.000 bambini italiani nati in meno, ancora una volta. Ora, con questi dati e questi numeri è inevitabile che da qui a 30 anni noi staremo a recitare e a fare il digiuno del Ramadan. Ora, poiché io non ho il fisico per il Ramadan, vorrei proporre un'alternativa possibile. E il popolo della famiglia propone l'alternativa. Cosa propone il popolo della famiglia? Vedo che è arrivato Alberto Cerutti, candidato sindaco a Borgo Manero, arrivano in tantissimi che sono impegnati in questo momento nella campagna elettorale. Cosa propone? Propone l'inversione di tendenza dal punto di vista valoriale, evidentemente, e soprattutto sul tema della natalità.
Se noi passiamo da 1,3 figli per donna almeno a 2,3-2,4 figli per donna, tocchiamo quello che si chiama il tasso di sostituzione, cioè riusciamo a fermare il meccanismo per cui noi abbiamo più morti che vivi. Serve un passaggio da 1,3 a 2,3-2,4 figli per donna. Come si innesca questo passaggio, mi chiederete? E allora la proposta che noi facciamo è quella del reddito di maternità, del quoziente familiare, insomma conoscete le politiche di incentivo non solo alla maternità ma alla ricchezza della famiglia, in maniera che una famiglia più ricca sia anche una famiglia più forte, come è evidente, sostenendo in particolare la parte debole, cioè la donna, che possa essere veramente in condizione di fare la madre e in condizione di libertà. Libertà da un eventuale bisogno. Queste sono le politiche, che non sono solo politiche concrete familiste, sono anche politiche per arrestare quell'invasione che altrimenti sarà inevitabile. Sarà inevitabile. Saluto Lello Melillo, Stefano Sigali, Anna Russo. Questo è il nostro piano. Evidentemente è l'unico piano possibile, non il reddito di cittadinanza. Quelle cose che stracostano e che hanno come effetto inevitabile quello di indebolire ancora di più la popolazione italiana. Serve una necessaria politica di rafforzamento della natalità, di rafforzamento della maternità, di rafforzamento del ruolo femminile all'interno della famiglia, di rafforzamento della ricchezza della famiglia stessa affinché attraverso questa ricchezza si possano costruire politiche che rafforzano e tengano salde le famiglie invece di disgregarle. Se facciamo questo, riusciamo a costruire le condizioni anche per un affaccio valoriale ai nostri temi. Se l'Europa sradica il proprio fondamento, cioè la religione cristiana, l'ispirazione cristiana, e pensa di trasformarsi in Europa multietnica, dei quartieri tipo Molenbeek o tipo i quartieri di Manchester, è chiaro che noi non abbiamo nessuna possibilità di futuro, vinceranno loro, è già scritto. L'alternativa, lo ripeto, è rappresentata solo dalle politiche proposte dal popolo della famiglia. Silvia Lucchetti mi chiede com'è andata ieri. Ieri c'è stato un faccia a faccia con Marco Cappato, diretto da Andrea Scanzi. Posso dire una sola parola: asfaltato, diciamo, insomma. Ma lo vedrete in televisione quando a giugno andrà in onda. Saluto Franco Brindisi, altro protagonista del popolo della famiglia. Saluto Maria Pia di Girolamo, Lorenzo Damiano, candidato sindaco a Conegliano, dove sarò il 1º giugno. Saluto Paolo Pasanisi Zingarello. Saluto Francesco Cappi che dice: ciao Mario, la strada è questa, quella che il PDF porta avanti. Io e Laura abbiamo 10 figli, 10 figli, e anche se non è sempre facile, ma i figli sono un dono meraviglioso che consiglio a tutti di accettare. Bravissimo Francesco, è esattamente questa la soluzione. È solo qui, sono dentro le dimensioni delle famiglie come Francesco. 10 figli, così cambiamo tutto, così cambiamo la storia. Mirko De Carli dice: serve un tasso di natalità che torni in trend positivo. Inevitabilmente, è l'unica possibilità. Ricordate che stiamo facendo questa diretta senza le notifiche di Facebook, nonostante questo siamo in tripla cifra. Vi chiedo un mi piace e un condividi la diretta affinché le cose che stiamo dicendo fondamentali siano recepite da più persone possibili. C'è anche una editoriale sul quotidiano La Croce che spiega in maniera analitica questi passaggi. Saluto la bellissima Francesca Patuzzi, candidata del Popolo della Famiglia a Verona. Saluto Gieto Lulle Gieca. Saluto Cesare Fanfani. Purtroppo gli incentivi alle nascite servirebbero a poco se non accompagnati da un cambio di mentalità. Questo è vero, ma il rafforzamento del ruolo della maternità, il riconoscimento del ruolo della maternità è esattamente un cambio di mentalità, perché il cambio di politica e di normativa produce anche un cambio di costume. Significa che c'è un vantaggio importante riconosciuto socialmente del ruolo della madre. Vladimiro Campello ha 4 figli. Va benissimo, sei ampiamente sopra la soglia dell'1,3 figli per donna, che è purtroppo quella che sta costruendo il disastro in questo momento in Europa. Manuela Miraglia è a 3, e anche Manuela Miraglia è sopra la quota. Grande Roberta Palmigiani che saluta il quotidiano La Croce. Vi ricordo anche oggi, solo sul quotidiano La Croce,
alcune riflessioni importanti su queste tematiche. Ecco Catiuscia Longobardi che stamattina riesce a seguirmi per 5 minuti non in differita. Benissimo. Jacopo Pioli ci saluta dalla Cina. Saluto Bobak Falamaki. Silvana Scuccia, Milena Brindisi Trabona che vanta due figli e sei nipoti, insomma ha fatto il suo. Signori, questa è la strada è quella tracciata dal popolo e dalla famiglia, il resto è chiacchiera, il resto è pura chiacchiera. E lo spiega benissimo in una lettera che voglio leggervi, Monsignor Negri, che ha scritto una lettera alle povere vittime di Manchester, che è molto toccante, me ne leggo un passaggio. Siete venuti al mondo molte volte neanche desiderati, lo dice ai ragazzi di Manchester morti, e nessuno vi ha dato delle ragioni adeguate per vivere, come chiedeva il grande Bernanos alla generazione dei suoi adulti. Vi hanno messo nella società con due grandi principi, che potete fare quello che volete perché ogni vostro desiderio è un diritto e l'importanza di avere il maggior numero di beni di consumo. Siete cresciuti così, ritenendo ovvio che aveste tutto. E quando avevate qualche problema esistenziale, una volta si diceva così, e lo comunicavate ai vostri genitori, c'era già pronta la seduta psicanalitica per risolvere questo problema. Si sono solo dimenticati di dirvi che c'è il male, e il male è una persona, non è una serie di forze o di energie, è una persona, questa persona si è acquattata lì durante il vostro concerto e l'ala terribile della morte che porta con sé vi ha ghermito. Questo brano della lettera di Monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara emerito, è davvero il cuore del problema. Alleviamo i nostri figli con due principi. Fate come cazzo vi pare, tanto tutto è diritto, e abbiate più beni materiali possibili. A seguito di questa educazione deresponsabilizzante, se hanno un problema, li mandiamo dallo psicologo, li affidiamo a terzi perché non vogliamo assumerci la responsabilità della guida verso il bene. E in più ci dimentichiamo di spiegare loro cos'è il male. E quando lo incontrano il male, come in questa notte terribile a Manchester, è lì c'è la sentenza per una civiltà che ha deciso di costruire e morire così in maniera ingloriosa, concludere così in maniera ingloriosa una storia bimillenaria. Dobbiamo davvero fare qualcosa per rinnescare meccanismi valoriali fondamentali che partano dalla riscoperta, vorrei dire da una ricristianizzazione dell'Europa, come diceva il cardinale Biffi, perché se non ci sarà la ricristianizzazione dell'Europa, ci sarà l'islamizzazione dell'Europa. È scritto nelle curve demografiche. E non è l'attacco del terrorismo dell'ISIS a doverci spaventare, è scritto nelle curve demografiche. Se ogni anno perdiamo 300.000 italiani, ne arrivano 250.000 dalle coste libiche e il 7% degli stranieri fa il 25% dei figli, non c'è possibilità che avvenga altro. E allora o la ricristianizzazione o l'islamizzazione. Non abbiamo altra scelta. E allora dobbiamo con grande impegno costruirci alla battaglia, partendo come abbiamo fatto in queste campagne elettorali per le amministrative, sapendo che poi ci sarà la campagna per le politiche. Vi fate aprire e chiudere una parentesi. Mi raccomando, questa è la fase ultima. Ci sono rimasti 17 giorni di campagna elettorale. Votare con una croce sul simbolo, eh? La scheda elettorale contiene il simbolo e il nome del candidato sindaco prestampato. Votate con una croce sul simbolo. Chi condivide le politiche proposte al popolo e alla famiglia,
voti con una croce sul simbolo. Dove trova il simbolo proprio della famiglia, metta la croce. In tutte le dimensioni, sia se andiamo da soli, sia se andiamo in dimensione coalizionale, troverete il simbolo proprio della famiglia. Per dare il voto, fare una croce sul simbolo del popolo della famiglia. Si può fare anche la croce sul nome del candidato sindaco, ma ricordate che questa legge strana prevede che se fai la croce sul simbolo, il voto viene esteso anche al candidato sindaco. Se fai la croce sul candidato sindaco, il voto va al candidato sindaco, ma non viene esteso al simbolo. Quindi ricordatevi, c'è anche la possibilità di voto disgiunto. Se c'è qualcuno che vuole votare un candidato sindaco non del popolo della famiglia, può fare il voto al candidato sindaco e poi votare il simbolo del popolo della famiglia. Oppure si può votare il candidato sindaco del popolo della famiglia e poi votare il candidato, la lista di qualche altro schieramento. Poi farò una nota per spiegarvi precisamente come si vota. Però la cosa fondamentale è fate dare la voce, il voto con una croce sul simbolo. Questo è il modo fondamentale per dare il voto al popolo della famiglia alle prossime amministrative. Croce sul simbolo. Le ragioni sono queste. Silvia lo dà, dice giustamente, vista la mancanza di notifiche, invitiamo gli amici in diretta. È forse il metodo più classico, anche migliore rispetto alla condivisione, diciamo così. Arrivare alla diretta in questa maniera. Maria Pia Di Girolamo dice: Silvia, non c'è proprio connessione. Non capisco bene cosa voglia dire questo. Spero che stiate seguendo la diretta. Vi ricordo che oltretutto che oggi, se volete un'occasione di incontro fisico, non faccio un solo appuntamento elettorale come al solito, ma ne faccio due. Oggi alle 15:30 vado a Goito per sostenere Massimiliano Esposito, candidato a Goito, poi vado a Crema alle 21 per sostenere Luca Grossi, candidato sindaco del Popolo della Famiglia a Crema. Saluto Emanuele Lobue, saluto Anna Scapin, ecco Marcello Baldini, saluto Corrado Salonia che sottolinea i 130 già in diretta nonostante l'assenza di notifiche. Saluto Gabriele Dall'Olio che dice saluto Antonio e va bene. Saluto Alberto Agus, il nostro comandante in Sardegna. Ringrazio molto chi oggi ha seguito questa puntata. I temi sono fondamentali. Ricordatevi, vi mettono paura col terrorismo, ma non vi spiegano le curve demografiche. Non vi dicono che le politiche abortive hanno cancellato anche quest'anno 1 milione di giovani europei possibili che sarebbero stati diciottenni nel 2035. E che nel 2035, se andiamo avanti con queste curve demografiche, noi saremo pronti a cominciare a celebrare il Ramadan obbligatorio per via dei tassi demografici. In Gran Bretagna 20 anni fa erano 1,5 milioni gli islamici, oggi sono 3 milioni. E sono assembrati in quartieri dove c'è l'Islam e punto, non c'è nient'altro. Sono quartieri loro, non c'è integrazione. Questi numeri, dal punto di vista banalmente numerico, se tu investi su politiche abortive, pillola del giorno dopo, pillola dei 5 giorni dopo, RU486, aborto chirurgico, devastazione dell'idea stessa della famiglia naturale. Sulla famiglia infeconda, cioè sulla famiglia gay, sulle politiche di divorzio, sulla frantumazione dell'unità familiare. Costruisci questo, costruisci una famiglia debole, infeconda, poche nascite, pochi giovani, ovviamente poca fede. Nelle chiese del nord Europa ormai fanno i supermercati. E allora la cosa incredibile è che inevitabilmente a questo punto un popolo che si riunisce attorno alla propria fede, perché gli islamici, anche quelli non radicalizzati, hanno come collante la propria fede, e che è numericamente e tendenzialmente prevalente rispetto alle curve demografiche, non potrà che costruire le condizioni inevitabili di un superamento della nostra civiltà, così come siamo abituati a conoscerla. Saluto Valeria Annecchino, come dice bene Marco Lobracco, la famiglia cristiana è l'unica speranza per la società. Popolo della famiglia. Sono queste le
uniche possibilità che ha l'Occidente per salvarsi. Intanto c'è Yan Antimuan che ci manda una serie di insulti, che parla di idee nefaste che passano a un branco di decerebrati ignoranti. Questo è un meccanismo, attenzione, sempre molto intelligente, che loro utilizzano per minare la sicurezza delle persone che seguono il popolo e la famiglia, dicendo: ah, siete decerebrati, siete parte di una setta, siete adepti, perché vogliono, in questo, aggredire proprio sul piano emotivo le persone, il popolo e la famiglia. Ovviamente non bisogna cedere a questo tipo di violenza, che è plateale, e che dimostra un'assenza di argomenti. Ricordate, quando partono semplicemente e duramente con attacchi insultanti sul piano personale, vuol dire che sul piano degli argomenti sono veramente fragili, sono veramente fragili. È uno strumento, Manuela dice, è uno strumento intelligente, questa volta non concordo con te, è uno strumento studiato tecnicamente. Lo fanno con chi li dirige a farlo, perché sanno che se si mettessero a discutere sul tema, le argomentazioni da apportare loro non le hanno. Cosa vogliono dire? Che noi ci stiamo difendendo una civiltà che ha ormai come unica libertà e diritto quello, il diritto all'iPhone 7 Plus o al confetto arcobaleno, è poca cosa, no? Non hanno argomentazioni, dunque partono direttamente con l'insulto, e l'insulto tendente a far sentire la persona, appunto, minus abens, diciamo così. Bisogna rispondere con nettezza, e rispondere con nettezza vuol dire sempre e solo che se uno insulta si qualifica da sé, e se uno insulta direttamente vuol dire che veramente ha povertà di argomenti. Saluto Danilo Leonardi, saluto Matteo Camisasca, Giuseppe Brienza, Corrado Salonia, Mauro Chialastri, Federico Manali vuole una ciocca della barba di Adinolfi. Sono ancora abbastanza corta, tra poco magari. Danilo Leonardi anche ci racconta oggi niente notifiche. Pensate che senza notifiche siamo in tripla cifra fissa, oltre i 130 collegati nello stesso istante, che vuol dire diverse migliaia di persone che alla fine della giornata avranno seguito la puntata di Stampa e Vangelo. Stefano Pallini mi chiede: cosa ne pensi della lettera di Monsignor Luigi Negri alle giovani vittime dell'attentato di Manchester? Caro Stefano, sei arrivato in ritardo, l'ho appena letta la lettera di Monsignor Luigi Negri, quindi ne penso tutto il bene possibile. Saluto Antonella Bagno, candidata a Savigliano. Ci vediamo anche a Savigliano e a Grugliasco il 26 e il 27, cioè in questa settimana, che è una settimana devastante, come capite. Sto per andare a Goito, devo andare a Crema, devo andare a Savigliano, devo andare a Grugliasco, tutto questo prima di sabato, quindi non so veramente come ne uscirò, però insomma vivo come sempre, insomma, affaticato ma vivo. Saluto Ninnarello, saluto Alex Zino Finori, saluto Anna Esaurita Celli che dice: questi insulti fanno solo pensare alla miseria morale, alla solitudine interiore in cui navigano a vista queste persone. Vengono a cercare compagnia qui. Esattamente. Saluto Rosa Eleonora degli Esposti. Antonella Bagno dice: perché non arrivano le notifiche? Perché vogliono che siano in pochi a seguire le nostre dirette. Questa è la verità. Saluto il grande Gerardo Astore. Alberto Agus dice: forza Mario, sei forte. C'è Ilaria Celledoni, nostra amica del Friuli Venezia Giulia, non sostiene il PDF ma si diverte a far baruffa con noi. Saluto Vincent Latona, saluto Antonella che dice appunto: ci vediamo a Savigliano. Tanto un mi piace, un condividi alla diretta di oggi. Saluto Francesco Mancino, mettete insieme tutte le persone che possono essere interessate, invitandole a seguire questa diretta, invitando a seguire la differita quando tra poco il video sarà disponibile per tutti. E quindi grazie davvero a tutti voi per aver seguito questa puntata di Stampa e Vangelo. Domani sarò in transizione da una regione all'altra, quindi non credo di riuscire a fare la puntata. Farò una puntata sicuramente nella giornata di venerdì 26 di maggio. E poi cercheremo di fare anche la puntata del weekend il 27 alle ore 9:55.
per far sì che ci sia, insomma, una continuità per stampa e Vangelo, nonostante la campagna elettorale che sta premendo in maniera molto importante sulla nostra fatica quotidiana, come è inevitabile in questi giorni, quando mancano appena 17 giorni di campagna elettorale alla fine di una tornata che è fondamentale per il futuro del popolo e della famiglia. Saluto anche Giovanna Di Matteo che ci segue da Boston, è un piacere ascoltarci, grazie Giovanna, molto gentile. Andrea Aquilino dice una puntata sui nuovi equilibri cei, c'è poco da fare la puntata. Adesso il Papa deciderà, con ogni probabilità sceglierà il cardinale di Perugia, cardinal Bassetti come nuovo presidente della cei, insomma si modifica in qualche modo, in senso chiamiamolo centrista, la presidenza della conferenza episcopale italiana. Saluto Anna della Guerra, Grazia Mazzola, Anna Scapin, Massimo Zucchi che peraltro è di religione islamica, mi fa piacere avere qui tra noi in diretta. Saluto tutti voi, vi ringrazio, spero che le considerazioni che sono state fatte oggi siano state utili e possano essere ripetute anche nelle conversazioni che farete questi giorni su questi argomenti. Saluto Anna Russo, questi sono quelli che quando arrivano gli immigrati sono quelli che gridano per primi contro il governo che li fa arrivare. Saluto Stefano Sigali che dice sei bravo e bello, esagerato insomma, sono solo bello, bravo, poca cosa insomma, punto tutto sull'aspetto estetico come noto. Vi ringrazio per tutti coloro che vorranno fare un mi piace o un condividi alla diretta per far sì che nonostante l'assenza di notifiche sia visibile a più persone possibile argomenti che abbiamo utilizzato oggi. Saluto Rossana Manfron, saluto Francesco Ciccio Ferraro, saluto Susan Demez, Silvia Lodà, ricordando che oggi si festeggia Santa Maria Ausiliatrice, chiediamo aiuto in questo momento così complicato della nostra vita, sia in Italia che in Europa. Saluto anche Faustino Cogliandro, Alvise Scarpa che dice saluta sta ceppa e noi la salutiamo Alvise, figuriamoci, noi fa tenerezza tu che vieni a perdere tempo qui, evidentemente qualcosa ti attrae insomma, e dunque te salutiamo la ceppa con grande fraternità diciamo. Saluto Anna Ciappa che dice sono tante Anne nel popolo della famiglia, Sant'Anna è la protettrice della maternità, bellissimo pensiero di Anna Ciappa. Saluto Giovanni Pecora, saluto Federico Manali, saluto Claudia Brignoli e tutti gli amici che hanno seguito la diretta di oggi. Vi chiedo una condivisione sulla vostra pagina in maniera che sia fruibile a più persone possibili, l'argomentazione di oggi. Saluto Barbara Moi, e Silvia Rucchetti che quando ride è sempre bellissima, diciamoci la verità. C'è anche Don Francesco Morcavallo. E da Maria Rinolfi è tutto, ci vediamo oggi alle 15:30 a Goito per chi vuole e poi alle 21 a Crema, quindi due occasioni di incontro al prezzo di one, diciamo così, nella giornata, in una sola giornata di attività. Poi 26 e 27 facciamo Savigliano e Grugliasco. Da Maria Rinolfi un abbraccio a tutti voi, per Stampa e Vangelo l'appuntamento non è domani. Domani non ce la facciamo, ma venerdì alla stessa ora, in diretta qui su PDF TV. Da Marino, un abbraccio a tutti.